ho intitolato, non a caso direi, un nuovo paradigma per indicare che la 107 non aggiunge solo un obbligo ai tanti altri, ahimè, che i dirigenti scolastici, gli operatori della scuola incontrano tutti i giorni, ma porta anche una nuova filosofia nel rapporto tra scuola e lavoro. Io proverò quindi a parlare, ma molto sinteticamente, di questo incontro. Premetto, è mio dovere, che porto i saluti del direttore generale dell'ufficio scolastico, che è a Roma perché parlano al Ministero in questi giorni del grande concorso che metterà in ruolo circa 64.000 docenti. Su questo vi posso rassicurare, perché tutti i nuovi immessi faranno un passaggio sull'alternanza. L'abbiamo sempre previsto questo tema nella formazione dei neoassunti. E aggiungo che in questi giorni, in questi mesi, ho partecipato a tantissimi incontri sull'alternanza, perché è un tema di moda e speriamo che rimanga di moda. E questo incontro l'ho trovato particolarmente stimolante, proprio perché siamo in minoranza, cioè la scuola qui è più piccola del mondo dell'impresa, quindi vuol dire che si è mobilitato un interesse. E anche perché questo progetto è il primo che incontro in cui si mettono insieme manager d'azienda e dirigenti scolastici, che sono, lo aggiungo, a tutti gli effetti manager, perché dovete pensare che un dirigente scolastico non solo governa una grandissima complessità, ma ha anche in media 1200-1300 allievi, gestisce quindi anche rapporti con le famiglie che corrispondono a 2500 genitori e ha 100-150 dipendenti, quindi è l'equivalente di un capitano d'industria o un manager a tutti gli effetti. Però lo chiamiamo dirigente scolastico o alla vecchia maniera preside. Solo con le mani un po' più legate. Sì, questo poi che complica le cose, e anche con una retribuzione che forse non riconosce tutte le complessità e le difficoltà che quotidianamente ha. Chi viene dall'impresa si può aggiungere che è un capo azienda che ha 150 dipendenti senza avere un capo del personale e senza avere un capo di servizio tecnico, cioè senza avere quella struttura di middle management che di solito in un'azienda di 150 persone ci sono. È un vantaggio, siete lean. Una battuta che è piaciuta all'Unione Industriale. Allora, alternanza scuola-lavoro, è stato citato prima un anno che è 1997, si parlava del ministro Lombardi, e 1997 è anche l'anno in cui c'è una legge, la 196, la cosiddetta legge Treu, che è quella che per prima afferma il valore formativo del lavoro. Ci sono i tirocini formativi e quindi una prima regolamentazione di questo campo. Questo per dire che l'alternanza scuola-lavoro è un tema che non nasce con la legge 107, ma ha circa 20 anni, perché poi la riforma Moratti, quindi la legge 53 del 2003, riprende esplicitamente questo tema, che viene poi sviluppato da un decreto legislativo del 2005. Ma c'è anche tutta l'attività dell'impresa formativa simulata, che è sviluppata per molti anni dalla piattaforma di simulazione degli Indire, e aggiungiamo che anche il cosiddetto riordino dei cicli, cioè i nuovi regolamenti, i nuovi ordinamenti, contengono un riferimento esplicito all'alternanza, non solo nelle linee guida dei tecnici e dei professionali, ma in particolare poi nel regolamento dei professionali, dove la normativa transitoria trasforma quella che era la vecchia terza area, cioè area di professionalizzazione, in 132 ore nel biennio di alternanza scuola-lavoro. Quindi l'alternanza scuola-lavoro è cosa conosciuta e anche praticata dalle scuole. E ha avuto però innanzitutto un richiamo europeo recente. Si parlava adesso di Europa, e un riferimento all'Europa lo voglio fare anch'io, in particolare un documento
che forse non è stato tanto commentato in Italia, ma mi sembra importante, documento del 2012 della Commissione europea, che è intitolato Ripensare l'istruzione, investire nelle abilità in vista di migliori risultati socio-economici. Qui si indicano quattro priorità e tutte e quattro sono legate al mondo del lavoro. La prima ci interessa tangenzialmente solo perché riguarda quello che noi chiamiamo gli FP, l'istruzione e formazione professionale, che è di competenza regionale. Le altre tre priorità invece incrociano in qualche modo l'alternanza, perché si parla dell'apprendimento sul lavoro, esattamente l'alternanza, i partenariati fra istituzioni pubbliche e private e la mobilità attraverso in particolare il programma Erasmus. Quali sono allora le novità della legge 107? Punto fondamentale è che l'alternanza assume valore ordinamentale. Si dice comunemente che l'alternanza diventa un obbligo, ma si vuole andare oltre, cioè dire che ha valore ordinamentale vuol dire che entra a tutti gli effetti nel percorso formativo e nel curriculum, e dunque significa che l'alternanza si inserisce in quello che la norma scolastica indica come l'orario annuale personalizzato, perché voi sapete che lo studente ha la validazione dell'anno scolastico se frequenta almeno tre quarti dell'orario. L'alternanza fa parte di questa attività scolastica, ne fa parte in toto se le ore di alternanza vengono svolte durante l'anno scolastico, ne fa parte, diciamo, come quantità aggiunta se è un'alternanza estiva, cioè è comunque obbligatorio frequentarla. Però se le attività di alternanza vengono svolte d'estate, l'obbligo dei tre quarti di frequenza si applica all'attività di alternanza, ma quelle ore non vengono sommate a quelle dell'attività scolastica ordinaria. Cosa bisogna fare allora? Farla d'estate o farla durante l'anno? Noi siamo dell'idea che il sistema debba essere misto, che una parte del curriculum durante l'anno scolastico in alternanza sia assolutamente positivo, perché questo vuol dire proprio diciamo superare quel confine e fare in modo che l'alternanza sia pervasiva e che questa formazione nel mondo del lavoro faccia parte a tutti gli effetti del percorso dello studente. Non solo, ma dire che è ordinamento vuole anche dire che l'alternanza deve essere valutata dai consigli di classe. Quindi se sua moglie è stata individuata come referente unico dell'alternanza, questa non è una modalità che dovrebbe essere diciamo pienamente rispondente alla legge, perché qui tutti i consigli di classe o tutto il collegio dei docenti sono coinvolti in tutte le procedure di progettazione, di supporto e poi anche di valutazione dell'attività di alternanza dei ragazzi. E poi c'è l'ultimo nodo, che ancora non può essere sciolto, perché le due cose di cui abbiamo parlato prima le possono gestire le scuole operando correttamente. Quest'ultimo nodo, quello dell'esame di Stato, richiede un intervento normativo. L'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato già da anni prevede che l'alternanza entra fra gli oggetti di valutazione, ma era una possibilità. È chiaro che ora invece la norma dovrà farsi più incisiva, cioè si dovrà dire che sarà una parte necessaria della valutazione, e qui potremmo immaginare anche che l'esame di Stato venga proprio ristrutturato tenendo conto di una parte di verifica, accertamento e valutazione dell'alternanza. Quindi la parola chiave all'interno della scuola è coinvolgimento, coinvolgimento di tutti i docenti, non solo di tutti gli studenti, ma anche di tutti i docenti a livello di collegio e a livello di consiglio di classe. Ma naturalmente anche le famiglie devono saperlo, perché ci sono famiglie dei licei forse legate a quei modelli tradizionali di scuola di cui prima si parlava, che chiedono: ma mio figlio può essere esonerato in una parte o di educazione fisica? E non è così, e quindi è una parte ordinamentale a tutti gli effetti, di cui bisogna far capire il valore formativo. Poi diciamo anche che la legge 107
aggiunge attraverso una modifica all'articolo 1,2 del decreto legislativo sull'alternanza del 2005 alcuni soggetti ospitanti al vecchio elenco, cioè ci viene a dire che anche ordini professionali, musei, enti culturali, ambientali di promozione sportiva possono essere soggetti ospitanti. Questo vuol dire che si vuole ampliare la platea dei soggetti ospitanti e ciò significa anche un impegno della pubblica amministrazione sull'alternanza. Noi come ufficio scolastico regionale lo abbiamo rilevato, registrato in queste settimane perché alcune pubbliche amministrazioni importanti si sono fatte avanti per ospitare percorsi di alternanza. Vuol dire che sta crescendo una sensibilità anche nella pubblica amministrazione e questo è fondamentale perché vuol dire che quello che sembra mancare all'Italia, lo si diceva prima, il fare paese, il fare squadre insieme per un obiettivo, si sta forse costruendo. Poi altra novità fondamentale è che i licei, ed è questo anche il tema di oggi, sono coinvolti nell'obbligo di 200 ore, secondo biennio, quinto anno. Diceva il relatore che mi ha preceduto, beh, l'impresa più difficile con il minor numero di ore. È vero però che la cultura liceale ha maggiore distanza dall'alternanza e quindi questa quantità è una quantità che il legislatore ha considerato congrua, anche perché si è ritenuto che in molti casi l'alternanza per lo studente liceale abbia più che per lo studente di istituto tecnico professionale un valore orientativo e meno professionalizzante. Che questo sia vero in tutti i casi non è detto, ma questa almeno è la percezione generale che si ha del fenomeno. Un altro aspetto interessante dell'alternanza, così come è configurata dalla legge, è il fatto che sia una entità composita, cioè le modalità di alternanza scuola-lavoro sono molteplici, non solo perché essa si può svolgere durante le attività didattiche o durante la loro sospensione con l'impresa formativa simulata all'estero, ma proprio perché il percorso in sé è un percorso composito. All'interno infatti del Monteore di alternanza rientrano anche quegli aspetti, possiamo dire, di formazione propedeutica che quasi tutti i progetti di alternanza contengono: formazione sulla sicurezza, ma anche formazione tecnologica specifica o formazione giuridica sugli aspetti giuslavoristici. Ora, il fatto che poi ci sia una progettazione triennale è significativa perché c'è una visione dell'alternanza non a spot, a esperienza limitata ed estemporanea, ma come vera e propria esperienza strutturata, come percorso triennale di alternanza per ogni studente. Aggiungo poi che accanto alla legge 107 vi è stato anche un versante di produzione legislativa che discende dal Ministero del Lavoro e che è andata a regolamentare altri aspetti che con l'alternanza sono imparentati. Mi riferisco in particolare alla nuova normativa sull'apprendistato che fa capo al decreto legislativo 81 del 2015 a cui è seguito poi un decreto interministeriale. Ecco, lo strumento dell'apprendistato, in particolare parliamo qui di apprendistato di primo livello che riguarda non solo i percorsi che sfociano poi nei diplomi di secondario e di secondo grado, ma anche quelli che terminano nella qualifica o nel diploma professionale. Ecco, queste modalità di alternanza, di apprendistato di primo livello sono evidentemente delle forme più avanzate in cui il lavoro prevale sulla scuola, tanto che il giovane non è più definito studente, ma lavoratore che poi frequenta la scuola per una percentuale del percorso formativo, ma sicuramente è un'altra via molto forte
per rafforzare il rapporto fra scuola e lavoro. Ed è lì infatti che si parla di sistema duale vero e proprio. Non è un sistema duale che replica quello tedesco famoso, ma è comunque un sistema duale che per alcuni studenti è un'opportunità, ed è un'opportunità che stiamo anche sviluppando attraverso alcuni progetti sperimentali. Quindi, qual è il senso della legge oltre a quello del semplice adempimento? Il fatto, lo dice chiaramente il comma 33, di incrementare le opportunità di lavoro e la capacità di orientamento. Questi sono i due scopi fondamentali dell'alternanza. E infatti l'alternanza, ma in generale il rapporto fra scuola e lavoro, è indicato come una delle priorità politiche dal Ministro dell'Istruzione nell'atto di indirizzo del 2016, quindi è un aspetto che è stato messo diciamo in capo all'agenda delle attività del Ministero e della scuola. Ho intitolato poi questa parte dall'alternanza all'alleanza, nel senso che alternanza dà un'idea di intermittenza di attività e di rapporti, ma l'idea non è solo mia, qui si va a costruire un'alleanza fra mondo della scuola e mondo del lavoro. È chiaro che è necessario per costruire un progetto di alternanza che vi sia una convenzione fra la scuola e le imprese, ma non è solo questo, perché la norma prevede anche che al termine di ogni anno ci sia una vera e propria valutazione delle strutture, dell'esperienza dell'alternanza da parte del dirigente scolastico, e poi soprattutto la progettazione e la valutazione vanno condotti in modo condiviso, e quindi il lavoro insieme di manager e manager, ma poi anche di tutor scolastici, tutor aziendali, di docenti e di operatori delle aziende, è un elemento portante di questa nuova idea. Naturalmente l'alleanza non riguarda soltanto la scuola e l'azienda o ente che lavorano insieme, ma ha diciamo valorizzato anche il ruolo di alcuni soggetti che fanno da mediatori e facilitatori, anche se la norma non scrive nulla in proposito. Fra questi enti c'è sicuramente l'ufficio scolastico regionale, che cerca di fare il sistema, che cerca di costruire sul territorio regionale delle reti, delle occasioni di incontro, che ha stilato molti protocolli d'intesa, ma anche altri soggetti come i rappresentanti datoriali, che sono i soggetti che fra l'altro stanno lavorando proprio a questo bel progetto Skill Lab. Anche perché i problemi che noi affrontiamo nell'alternanza sono problemi che vanno affrontati in un'ottica di sistema, non possono essere lasciati all'iniziativa di singole scuole, di singoli soggetti. Quali sono le opportunità? Si è parlato, mi sembra, negli interventi che mi hanno preceduto, delle opportunità per le imprese, e io provo a riprendere quello che immagino sia importante per loro e aggiungo qualcosa su quali sono le opportunità per la scuola. Direi innanzitutto che accogliere l'alternanza serve anche al mondo del lavoro per far emergere le competenze implicite. Ci sono cose che il mondo del lavoro sa, anche se non sono tematizzate, non sono scritte in un manuale, non fanno parte di una formazione esplicita, ma sono i segreti del lavoro, la sensibilità, la percezione che ogni persona che svolge un lavoro ha del proprio mestiere. Ed è una cosa che si trasmetteva anche nel vecchio apprendistato, e l'alternanza in qualche modo consente all'azienda di diciamo specchiarsi anche in queste competenze, conoscenze di cui non sempre ha piena
consapevolezza o che comunque manovra in modo automatico, consapevole, sì, ma senza una sistematizzazione. E questo vuol dire anche riflettere sulla propria organizzazione, cioè accogliere in alternanza, secondo me, è anche un'opportunità per capire come l'organizzazione riesce a riprodursi, riesce a entrare in contatto con un nuovo soggetto, se l'organizzazione è efficace, se crea benessere o malessere. Si è parlato anche di questa possibilità del malessere lavorativo all'interno di un'organizzazione del lavoro. Poi naturalmente sviluppare capacità comunicative e formative. È chiaro, ci sono realtà aziendali, noi abbiamo parlato proprio con Banca Intesa San Paolo, con cui stiamo costruendo un bellissimo progetto di alternanza scuola lavoro che coinvolgerà numerosi studenti, e lì ci siamo trovati con un'azienda che dispone di una struttura, diciamo, di formazione. Naturalmente non tutte le aziende hanno questa opportunità, ma anche quelle che non hanno una struttura dedicata sono attraverso l'alternanza spinte a sviluppare capacità di comunicazione e anche formative, avendo dei giovani con cui rapportarsi. Ma poi l'opportunità è anche quella di intervenire sui curricoli scolastici, cioè l'azienda, il mondo del lavoro può dire qualcosa su quali possono essere le modifiche, gli aggiornamenti, le curvature che riguardano le discipline di indirizzo, in particolare negli istituti tecnici e professionali. E poi naturalmente c'è qualcosa che riguarda l'autoimprenditorialità e in generale l'occupabilità, cioè migliorare a medio termine l'incontro fra domanda e offerta, quindi rendere i giovani più adeguati poi a quello che sono le richieste in entrata del mondo del lavoro. Per la scuola le opportunità sono molte. L'alternanza non è un elemento di semplice professionalizzazione, l'abbiamo detto in premessa, e anche negli altri interventi è venuta fuori l'importanza delle competenze trasversali sono quelle che le imprese maggiormente cercano, perché sono anche sinonimo di flessibilità, di adattamento. Si parlava di ingegneri che devono cambiare molto spesso il loro lavoro, un rapporto corretto con gli altri, riconoscere una dimensione anche gerarchica di distribuzione dei compiti. Poi per la scuola è fondamentale anche passare da un sistema dignitosissimo e antico di quello dei voti a quello della certificazione delle competenze. Di competenze la scuola ha fatto indigestione in questi anni, ci sono stati, sua moglie lo saprà, infiniti corsi di formazione per insegnanti sulle competenze, sulla certificazione delle competenze. Però diciamo la verità, le competenze sono spesso state una specie di adattamento, di traduzioni in termini di competenze di quello che era il vecchio voto, perché l'oggetto che si osservava era sempre quello dell'attività didattica tradizionale. Ora qui invece abbiamo un'occasione straordinaria per avere un'esperienza autentica, cioè un'esperienza che può essere veramente osservata e valutata come sviluppo di competenze. Noi sappiamo che la certificazione delle competenze ha già una sua norma, il decreto legislativo 13 del 13, ma manca ancora di elementi forti, e questa è un'occasione per costruirli. Non dimentichiamo che poi la scuola ha dei momenti di certificazione delle competenze, ma proprio nel finale della scuola superiore di secondo grado la certificazione delle competenze è ancora limitata a una dichiarazione dei monteore delle singole discipline, quindi qualcosa che ha poco di competenze e tanto di disciplinare. Poi naturalmente l'alternanza è un'occasione per aggiornare discipline di indirizzo e ripensare i curricoli, offrire occasioni di orientamento e aprire la scuola ai partenariati per lavorare con, ho scritto,
altre agenzie formative, perché, e qui ritorniamo al punto della mentalità dei docenti da cui siamo partiti, è chiaro che la scuola deve rendersi conto di non essere l'unica agenzia formativa rispetto allo studente, sarebbe un inganno credere questo, ed è importante invece collaborare in alleanza con altre agenzie formative, fra cui le aziende sono sicuramente privilegiate. In questo gioco il ruolo dei dirigenti di azienda e scolastici è decisivo. Senza la leadership l'alternanza non si fa. Chi lavora nella scuola lo sa benissimo, sa quanto la motivazione, la preparazione, la competenza, la passione del dirigente siano decisivi per far riuscire un progetto di alternanza in un gruppo di docenti che non sempre è così entusiasta dell'iniziativa. E naturalmente nell'azienda questo sarà, immagino, altrettanto importante. E dunque formare gruppi misti è una delle ricette per costruire bene quello che noi dobbiamo fare. Diciamo che in questi mesi sono state replicate spesso delle preoccupazioni di tipo quantitativo, il numero di ore, il numero degli studenti, che sono degli elementi un po' ansiogeni. Secondo me bisogna recuperare una consapevolezza, cioè il fatto che una buona alternanza, una buona alleanza scuola-lavoro è una condizione anche per riuscire meglio nell'attività, quindi la qualità non è diciamo contrapposta alla quantità, ma riesce invece proprio a smaltirla. Si è parlato poi in particolare di liceo, perché qui il focus è sul liceo. Direi questo per quanto riguarda l'alternanza in licei, che non va inteso come puramente orientativa. Non è detto che poi il liceale sia quel soggetto puro e assoluto che poi transita tranquillamente all'università, si laurea, fa un master e entra nel mondo del lavoro. Non è più così. Non solo perché, ahimè, abbiamo molta dispersione e anche interruzione di carriera universitaria, perché si parla tanto della dispersione scolastica, ma la dispersione universitaria in Italia è terrificante ed è peggiore di quella scolastica che pure noi registriamo e contro cui combattiamo. Quindi il fatto che poi il liceale sia destinato a qualcosa di del tutto diverso dallo studente, del professionale, del tecnico, non è tanto vero. Quindi l'orientamento ci sta, ma ci sta anche un'occasione di contatto vero e anche un po' professionalizzante con il mondo del lavoro. E poi si tratta di mettersi a confronto con i profili del lavoro culturale oggi, anche se immaginiamo che i luoghi dell'alternanza per il liceale siano un po' diversi di quelli dello studente, del professionale o del tecnico, va preso contatto con una realtà del mondo anche della cultura o dei beni culturali che è profondamente mutata. Dalle occasioni che abbiamo avuto, cioè qui con la Crepax che ne parlerà poi dopo per il progetto della Venaria e per altri che stiamo sviluppando proprio per i licei sui beni culturali, la cosa che subito percepiamo è che alcune nostre idee sulle figure professionali, non so, dell'archivista, del bibliotecario, dell'esperto di beni culturali, vanno assolutamente rinnovate, perché quelle professioni sono andate avanti, quindi c'è un'innovazione tecnologica straordinaria e l'alternanza è un'occasione anche per capire che anche lavorare nella cultura, nell'arte, nei beni culturali oggi è molto diverso rispetto anche solo a 10 anni fa. E poi c'è una dimensione relazionale che viene sviluppata ed è molto importante. Noi ci accorgiamo che le esperienze di alternanza rendono i ragazzi più consapevoli e responsabili anche nel contesto scolastico. E poi si immagina anche che questa sia l'iniziazione dell'età adulta, che forse non ha più dei riti di passaggio così chiari, non so se l'esame di Stato ancora lo sia. Andiamo a chiudere, sicuramente sì, questa è l'ultima slide.
dicevo, l'alternanza può in qualche modo svolgere questa funzione. Naturalmente bisognerà diciamo modificare un po' i repertori professionali dei docenti, per ritornare al punto da cui siamo partiti, e modificare l'esame di Stato che verrà. Io immagino anche che ci sia un'altra modifica da fare, ma per questo ci vorrebbe un altro convegno, un altro seminario, che è quella di una mescolanza degli spazi, cioè non c'è soltanto da trovare dei linguaggi comuni, è un tema che è ritornato molto spesso oggi, ma anche la scuola deve essere un po' più scuola, l'azienda un po' meno azienda, cioè la scuola contenere degli spazi laboratoriali autentici e che si avvicinino alle realtà del lavoro, e l'azienda deve avere degli spazi come questo o analoghi che possano essere luoghi di formazione, perché la mescolanza, diciamo, di spazi è anche uno degli aspetti ibridi, positivamente ibridi, che l'alternanza vuole portare in Italia.